Carissima Giuseppina, ciao, Ciao. grazie di essere venuta. Sembra la settimana scorsa che abbiamo finito il Carnevale 2023, ma è impossibile e il 28 di gennaio iniziamo il Carnevale 2024. I mesi corrono, i giorni volano e noi siamo di nuovo qua a parlare, a pensare, a studiare al nostro Carnevale e soprattutto ai nostri personaggi. Personaggi, prima la Bella Pignatera, il primo console, che tu nel tuo ruolo di presidente del Supremo Ordine, che hai una storia infinita alle tue spalle, perché non solo hai fatto la Pignatera nel lontano 1989 con l'amico indimenticato Eugenio, veramente sono passati tutti questi mesi e siamo di nuovo qua che pensiamo al nostro bello e ricco Carnevale. Sono contenta, visto che ci piace così tanto il nostro carnevale. Volevo parlarti un po' della storia del nostro carnevale, perché il nostro carnevale, nonostante sia nato nel 1952, poggia, le sue radici nel 1386. Vorrei parlarti un po' di storia perché molta gente non sa neanche perché facciamo i Badola per Castellamonte. Praticamente la storia che ci è stata tramandata dice che nel 1386 Castellamonte era governato da un tale Conte Uguccione. Un tiranno, mi sembra di ricordare. Terribile, terribile. Era tiranno con i castellamontesi, era tiranno con la sua consorte che si chiamava la Contessa Isabella di Montebello. Praticamente questo Conte Uguccione non sapevano come fare per frenarlo. Allora i castellamontesi hanno pensato di incendiare il castello con la speranza di poter salvare la contessa Isabella di Montebello. Finito il rogo, cercano questa contessa di Montebello e non la trovano da nessuna parte perché lei, grazie a un sottopassaggio, era fuggita ed era andata a rifugiarsi alla Cruz del Chapo. L'hanno praticamente trovata dopo averla cercata tutto il giorno, l'hanno investita come fosse stata lei al posto del conte Uguccione, l'hanno portata nella città di Castellamonte con tutti gli onori e da quel momento lì l'hanno soprannominata la Bella Pignatera di Castellamonte. Ecco perché noi abbiamo questa bella pignatera che praticamente non è stata messa lì per niente, aveva un suo ruolo nella Certo. sua vita. E i castellamontesi, facendo questa festa, facendo ubriacandosi e hanno fatto i matti, quel giorno lì era di martedì, del martedì grasso. Cosa hanno fatto? Si sono talmente ubriacati, hanno talmente fatto festa che sono rientrati nella città il mercoledì. Allora hanno pensato che il carnevale loro dovevano svolgerlo di mercoledì, Ah, non finirlo il mercoledì. iniziarlo il mercoledì, farlo solo il giorno del mercoledì. Sei solo tu che fai tanti giorni, diversamente si faceva un giorno solo, non c'erano i soldi per fare tutto. E allora è stato decretato che l'astinenza dalle carni del mercoledì delle ceneri a Castellamonte venne spostata al giovedì, al giorno successivo. Ma non bastava, ci voleva qualcosa di concreto, ci voleva qualcosa di scritto. Allora, per mantenere questa tradizione, cosa fece la Proloco del 1971? Si recò da Monsignor Luigi Bettazzi pregandolo di acconsentire a questa loro richiesta. Il Monsignor Bettazzi ci pensò qualche tempo e poi disse sì, va bene. E diede la dispensa ai castellamontesi per sempre, senza doverla rinnovare, che Castellamonte poteva svolgere il suo carnevale proprio il giorno delle ceneri. Il mercoledì delle Il ceneri. giorno delle ceneri, certo.
Castellamonte può tranquillamente trasgredire la religione perché abbiamo il benestare del nostro vescovo, che adesso non c'è più. Se non sbaglio, Castellamonte è l'unica città che fa il carnevale il giorno delle ceneri. Certo, è l'unico carnevale, l'unico. E adesso si svolge di notte, ma precedentemente si svolgeva di giorno e tutte le fabbriche, gli operai ottenevano la giornata, un giorno di ferie per poter partecipare al carnevale. Dobbiamo anche dire che noi nel carnevale di Castellamonte abbiamo un'altra tradizione che poi ci hanno copiato in tutti gli altri paesi, una tradizione che arriva dal 1197, il nostro re Pignatun. Cos'era il re Pignatun nel 1197? Era un fantoccio fatto di paglia e riempito di segatura che rappresentava un notabile del posto. La tradizione voleva che questo re Pignatun venisse poi bruciato sulla pubblica piazza, e alla sera, quando veniva bruciato, si raccoglievano tutti i giovani in età di matrimonio e dovevano saltare la zona delle ceneri senza toccarle. Coloro che avrebbero avuto le scarpe sporche di cenere non si sarebbero sposate quell'anno lì, divieto di sposarsi l'anno delle ceneri. Ma noi poi, se vogliamo vedere una figura veramente degna del nostro carnevale, dobbiamo ricordarci di Nicola Miletti. Certo, Nicola Miletti. Nicola Miletti era lo storico del nostro carnevale. Noi siamo stati orfani molti anni prima che arrivassi tu a impersonare il suo ruolo e ci mancava molto. Noi pignatere siamo tutte state molto sostenute da lui, era una persona molto preparata in questo ruolo. Nicola Miletti purtroppo morì giovane nel 2001 e dal 2002 in poi noi siamo rimasti orfani della sua figura. È stato veramente una mancanza troppo grande per noi. Ma Nicola Miletti prima di morire fece molte cose belle, tipo insistere per istituire il Supremo Ordine Bella Pignatera e Consoli, tant'è che nel 1997, con l'aiuto dello studio fotografico di Claudio Marino, abbiamo rispolverato tutte le fotografie, tutti i ricordi. Abbiamo istituito il nostro grande album storico che contempla una pagina per ogni anno con il ricordo di tutti i personaggi e le fotografie degli ex personaggi, e proprio in quell'occasione lì abbiamo istituito anche il mantello per gli uomini e per le donne. Le madrine di quella manifestazione lì furono le Belle Tolere e le Mugnaie di Ivrea, accompagnate dal podestà Costantino Garda. E da quel momento lì, dal 1997, il Supremo Ordine ha l'obbligo, quando partecipa a qualsiasi manifestazione carnevalesca dove è presente la Bella Pignatera e il Primo Console, di indossare il famoso mantello blu e gli uomini il famoso mantello granata. È un bel colpo d'occhio ed è bello perché almeno si riconoscono le persone che sono state protagoniste nel loro carnevale. Certo. Io ricordo ancora adesso quel giorno, il mio carnevale, perché chi è al di fuori non capisce l'emozione che prova una pignatera nell'uscire dal balcone, nell'essere applaudita. È veramente bello e lo consiglio a tutti i giovani. Io ricordo benissimo il tuo carnevale quando sei uscita, perché io all'epoca ero un alabardiere del Rione Castello, e io ricordo che ti ho scortato, io e gli altri 9 alabardieri, perché eravamo 10 guardie. Lo ricordo. E veramente è stato il tuo carnevale, anche quelli a seguire, ma sono stati veramente carnevali bellissimi. La gente ti accoglieva, applaudiva, c'era un calore per Castellamonte che noi stiamo veramente cercando di riportare
e di far sì che ritorni, non dico come una volta, perché è vero, tutti dicono che i tempi cambiano, ma almeno in questo momento di storia ritorni la gioia che c'era all'epoca. Certo. E te sei stata veramente una bellissima pignatera e lo sei ancora oggi. Io spero e auguro alla nuova pignatera del 2024 di poter trascorrere un bel carnevale, di essere applaudita dalla popolazione. Sicuramente da noi ex pignatere l'applauso lo avrà sicuramente caloroso. I personaggi di quest'anno, cara Giuseppina, non vedono l'ora che sia il 3 di febbraio. E come dei cavallini stanno scalpitando, perché veramente stanno sentendo per Castellamonte che Castellamonte c'è, Castellamonte è presente, e loro veramente vogliono far parte di questa bellissima festa, di questa bellissima tradizione, e poi di ingrandire il gruppo del Supremo Ordine. E noi li aspettiamo, siamo contenti di accoglierli. Sono anche contenta, e insieme a tutto il Supremo Ordine, Bella Pignatera e Console, di accogliere nel nostro gruppo i personaggi 2023, Michela e David. Speriamo che si trovino bene in mezzo a noi e saranno i benvenuti. Perfetto, grazie Giuseppina. Grazie a te.